ed in particolare il professore Francesco Giampietri e lo scrittore Fernando Riccardi per aver accolto l'invito. L'evento di questa sera beneficia del patrocinio della provincia di Isernia e dell'UNPLI, Unione Nazionale delle Proloco d'Italia. Grazie all'attenta collaborazione con l'associazione socioculturale, eccetera, siamo qui, dopo un secolo e mezzo, per riportare alla luce una storia oramai rimossa dalla storiografia. La figura di Teodoro Salzillo, patriota italiano, intellettuale, che partendo dal piccolo borgo di Santa Maria Oliveto, mise su una truppa per fronteggiare l'avanzata di Garibaldi nel Matese. Scelse il re sbagliato, Franceschiello, che seguì a Gaeta e poi a Roma, pagando la sconfitta con l'oblio della storia. Nato a Santa Maria Oliveto, nel 1870 si trasferì a Benafro. Di ritorno dall'esilio di Malta, quando comprese che la causa borbonica era persa, diede alla stampa memorie belliche, scritti polemici e storici, poesie. Fra i suoi scritti, una storia inedita e al momento irreperibile di Santa Maria Oliveto e un opuscolo polemico sulla tassazione nel comune di Pozzilli, che testimoniano il legame di Salzillo con il proprio territorio. Che la figura di Salzillo sia stata dimenticata lo testimoniano anche il fatto che sia a Pozzilli che a Santa Maria Oliveto non ci siano né vie e né piazze dedicate alla sua memoria. Dal primo incontro con il professore Francesco Giampietri, insieme ad altri membri della Proloco, dopo una lunga chiacchierata sul personaggio di Salzillo, presi dall'entusiasmo e travolti dal nostro istinto avventuriero, ci siamo recati al cimitero di Pozzilli, dove abbiamo scoperto che la cappella di Teodoro Salzillo e dei suoi antenati si trova nel nostro cimitero. Concludo che con l'incontro di questa sera e la storia inedita di Teodoro Salzillo si va a colmare un vuoto intramontabile, destino riservato dalla storia agli sconfitti. E ora a te l'onore di approfondirci. E graziarci con la storia di Teodoro Salzillo, caro professore Francesco Giampietri. Grazie. Significativo, che aveva anche, diciamo, riscontri presso anche un folto gruppo di intellettuali meridionali. È un testo, tuttavia, che va assunto anche criticamente, perché il Regno delle Due Sicilie non era effettivamente un Eden, nel senso che soltanto per riportare qualche passo, vi erano complessivamente soltanto 100 chilometri di ferrovie in tutto il Regno delle Due Sicilie, vi era il più alto tasso di analfabetismo d'Europa ed era un regno che gravitava intorno a Napoli, che era una capitale abnorme, con 450.000 abitanti, era la più popolosa città d'Italia, una capitale abnorme, intorno alla quale gravitavano province dimenticate. Salzillo si fonda sulla farsa dei plebisciti. In una nota polemica a margine sempre di Roma e le menzogne parlamentari, Salzillo scrive che a Benafro, tanto per fare un esempio, in occasione del plebiscito votarono soltanto 22 persone e dagli atti trasmessi presso le prefetture invece risultarono migliaia di votanti. Io non ho avuto modo di riscontrare se questo dato fornito da Salzillo fosse effettivamente rispondente a quello che accade. Il passo che vi proponiamo adesso è estremamente significativo perché chiama in causa il nostro territorio, quindi Benafro nel caso specifico, dove Salzillo si trasferì nel 1870. Quindi se l'Italia è snaturata, anche le province risentono di questo sradicamento. Perché diciamo il nuovo regime cosa ha fatto? Non si è limitato a rimuovere i simboli del regime precedente, ma è intervenuto in maniera decisiva sulla toponomastica, è intervenuto nella geografia politica, stracciando confini che non hanno riscontri nella storia del nostro paese. Così Venafro, che come Salzillo argomenta ha un
un discorso ovviamente del genere vale anche per Pozzilli, è scontato questo. Venafro, che ha un'indole campana, risulta nel nuovo regime accorpata al Sannio, quindi al Molise, con il quale invece non ha una così evidente coerenza. Il passo è tratto dalla storia civile dell'antica città di Venafro del 1877 e ce lo propone Nora. L'opera di Salzillo, perché abbiamo pensato che questo fosse appunto l'omaggio più coerente che si potesse fare alla sua memoria, attraverso gli ultimi due brani. Il primo è un ritratto niente affatto accondiscendente o carino nei confronti di Vittorio Emanuele, che agli occhi di Salzillo appare come l'antifrancesco per eccellenza. E questo brano, sempre tratto da Roma e le menzogne parlamentari, ce lo propone Gianmarco. Qui la penna di Salzillo diventa davvero velenosa. Non vi fu e né vi sarà mai al mondo un tiranno per le atrocità, un mostro per impietà ed iniquità, un nemico alla Chiesa Cattolica, un ambizioso, un conculcatore del diritto e della giustizia come il re, cosiddetto dai rivoluzionari per derisione il galantuomo, che per dar prove del suo galantomismo ha ridotta l'Italia lacera e scarna da destare la pietà dei suoi stessi nemici, spingendo i diversi popoli che sono ad abitarla a stare l'uno contro l'altro armato e a scannarsi a vicenda. Noi però siamo certi, o sofferenti italiani, che la mano di Dio non tarderà ad intervenire in soccorso, e già i segnali ne precedono, perché essa non aderì mai al proclamato principio del non intervento, che è stato la causa della caduta di tanti troni, dell'ipocrita persecuzione della Chiesa e del tanto sangue sparso, il quale riverserà terribile e minaccioso sul capo di colui che col grido d'Italia d'una e dipendente le ha rapito la pace, la libertà, le ricchezze, la morale, la religione e l'onore.